Bentrovati con il nostro appuntamento serale con Calabria a Canestro, parliamo di viola ma non solo, oggi zoom sul basket giovanile, sul basket femminile e tanto altro all'interno del nostro appuntamento. Partiamo dai nostri ospiti, torna a trovarci il nostro collega di Gazzetta del Sud, Valerio Chinè, consigliere del comitato regionale FIP, lo possiamo dire a gran voce. Buonasera Valerio. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Un esordio su questi schermi, la Pantera sta facendo molto molto bene. Buonasera Antonella Palumbo. Buonasera a tutti. Allora, partiamo proprio dall'attività della Pantera. Io sto seguendo con tanta attenzione il campionato di C femminile, qualificazione per la finale regionale, un percorso bellissimo Antonella. Sì. Intanto è doveroso cominciare col dire come nasce la Pantera, diciamo, dall'incontro mio e di Anna Scirtò, amiche da sempre. Da questo incontro giocavamo assieme per tanti anni nell'Olimpia e siamo passati poi dall'altra parte proprio per cercare di trasmettere i valori dello sport ai ragazzi, ma soprattutto di cercare di fargli rivivere le sensazioni, le emozioni che questo sport, lo sport in generale, ma questo sport in particolare regala. E quindi tutto comincia 11 anni fa fino ad arrivare a quest'anno, dove per la prima volta la Pantera disputa un campionato di senior. Abbiamo affidato la conduzione tecnica a Cettina Luppino, una grande giocatrice, ottimo tecnico, con l'aiuto di Laura Pompeo e il preparatore fisico Franco. Coinvolgendo anche Giovanni D'Attola, una bella persona, una bella persona, già a suo tempo presidente dell'Olimpia. Sempre presente nel basket reggino. Quindi nasce questa la Serie C con l'obiettivo di cercare di dare la possibilità alle ragazze, soprattutto le ragazze under che non possono confrontarsi, visto che i campioni già a livello nazionale i numeri sono ridotti, ma anche soprattutto in Calabria, cercare di farli confrontare con altre realtà. Assolutamente. Valerio, che servono numeri, specialmente il basket di rosa. La Pantera è una delle pochissime società che lavora in questo ambito, è uno dei perni fondamentali sul quale state puntando, implementare numeri e seguito. Assolutamente, i numeri però sono a valle. A monte ci deve essere un gran lavoro e l'esempio della Pantera è quello da cui spingiamo affinché tanti altri appassionati o coloro i quali o le quali nel passato sono state protagoniste della pallacanestro, adesso essere un po' protagonisti dietro le quinte e diventare educatrici, educatori di pallacanestro, non solo della tecnica ma soprattutto dei veri valori della pallacanestro, perché poi soprattutto con i ragazzi si deve puntare ben poco all'agonismo o alla valutazione se sia giusto o meno giusto accedere a una selezione piuttosto che vincere un campionato, ma bisogna insegnare a stare in un campo, a stare in un gruppo, a vivere in un contesto di un movimento che deve crescere insieme e che va sviluppato. La Pantera è uno dei pochi, ahimè, esempi che abbiamo in Calabria, non ha pensato al campionato senior, ma il campionato senior, come sta facendo quest'anno, lo vede soltanto come appendice per
completare e integrare un percorso di crescita che, ricordiamo, è nato negli anni e probabilmente oggi si conosce un po' di più il nome Pantera, ma il nome Pantera nei campionati giovanili, ma soprattutto nelle formazioni, quando la società Pantera aveva anche difficoltà a trovare una palestra dove andare a fare allenare dei ragazzini, perché probabilmente era meno accreditata di tante altre società, proprio perché pagava il dazio di non essere, di non avere quella visibilità che è importante. E quindi sono questi gli esempi ai quali noi ci rivolgiamo e cerchiamo di dare supporto. L'abbiamo fatto creando un evento unico che da tanti anni non accadeva più, cioè il ritessere, il riannodare un filo diretto con l'ufficio scolastico regionale. Abbiamo avviato nuove iniziative. È ovvio che il nostro è un percorso che è iniziato a novembre 2016 e speriamo nell'arco del quadriennio di poter dare tanti altri supporti affinché la Pantera non sia un evento unico o isolato, ma ce ne possano essere altri. Serve aggregazione, innamoramento, un po' come serve sostenere tutte le realtà di questo basket. Partiamo dalla Viola, ci guardiamo il servizio della sconfitta in quel di Trapani e poi torniamo in studio per argomentare proprio sul momento nero arancio. Prima sconfitta del corso targato Domenico Bolignano per la Viola Reggio Calabria, che non ce la fa a piazzare il tris e perde al Palaconad contro una scatenata formazione locale che sopperisce alle assenze del fortissimo americano Mace e di Tommasini, con una prova di tutto rispetto dove spiccano le prestazioni del capitano Andrea Renzi, per lui 25 punti e 8 rimbalzi, dell'americano Crockett, anche per lui 25 punti ben supportato da 12 rimbalzi, e di uno straordinario Kenneth Viglianisi. Il regino di campo calabro strabilia la platea siciliana, 18 punti in 39 minuti, tantissima qualità e tanta difesa sulla bocca da fuoco nero-arancio Alan Bosquil. La Viola subisce una sconfitta pesante in termini di classifica, gioca molto bene nei primi due quarti, salvo cedere il passo proprio negli ultimi minuti del secondo periodo. Nel terzo quarto Trapani ha un altro atteggiamento, gioca una grande pallacanestro, tutto difesa e contropiede, sopperisce all'infortunio di Ganeto con un grande collettivo. La Viola invece si lecca le ferite e proverà a riscattarsi sabato prossimo alle ore 20:30 in casa contro Scafati, formazione dove militano gli ex Tony Dobbins, Marco Ammannato e Io Lupusor. Ascoltiamo le parole di Ugo Ducarello, coach della Pallacanestro Trapani, e di Domenico Bolignano, allenatore della Viola Reggio Calabria. Ugo, ti chiedo intanto la tua analisi sull'andamento dell'incontro. Ma sicuramente una partita molto strana, noi ci giocavamo tanto in questa partita perché sapevamo benissimo che era un appuntamento importante per essere sempre attaccati al treno dei playoff, e la squadra ha cercato di giocare con determinazione, con energia, abbiamo cercato di correre, cosa che nelle altre partite non abbiamo fatto, commettendo sempre degli errori naturalmente, però l'idea principale era quella di cercare di difendere, di prendere il rimbalzo e di correre in contropiede, cercando di mettere anche il ritmo Crockett e anche tutti gli altri naturalmente. La prima parte siamo stati molto tesi, abbiamo subito anche un parziale dove la nostra attenzione era sicuramente su Bosquil e su Powell, dove Bosquil mi sembra che abbia fatto nel primo tempo un punto. Però abbiamo subito troppo l'aggressività e la fiducia che aveva comunque Caroti, che ha fatto dei canestri anche importanti, e allo stesso tempo Marulli, mi sembra nel secondo quarto un tiro da tre punti a tabellone. Però non ci siamo smarriti, ci abbiamo creduto, abbiamo ricucito, abbiamo chiuso il secondo quarto a più due e poi abbiamo deciso di andare anche su una situazione un pochettino tattica diversa, cioè quella di andare ad attaccare con Crockett in situazioni di post basso, in tutte le situazioni di mismatch, perché loro cambiavano e quindi cercavano di mettere il ritmo un pochettino lui. Tutto ciò ha pagato, l'aria si è aperta e poi alla fine abbiamo incominciato ad attaccare in post basso anche con Andrea, dove fortunatamente per noi loro hanno preso la scelta di rimanere uno contro uno e quindi di non andarlo a trappare,
e quindi siamo andati su un punto di riferimento che per noi è determinante. E dall'altra parte, nel terzo, nel quarto quarto abbiamo alzato anche il livello difensivo, soprattutto sulla palla, stando attenti non solo su Bosquil e su Powell, ma anche su Carotti stesso. E nulla, devo dire solamente bravi ai ragazzi, perché è giusto che sia così. È l'unico neo naturalmente che devo trovare, passatemi il termine, che mi sono rotto completamente i coglioni di vedere giocatori in campo che soffrono, perché questo è l'ennesimo infortunio, l'ennesima contusione che abbiamo e rischiamo di perdere Canetto. No, in questo sono contento, non del tutto soddisfatto, perché comunque la qualità del gioco non è eccellente. Questa era una partita dentro fuori, i ragazzi lo sapevano, io sono stato molto chiaro nel pre-partita, ma questo sta sempre a indicare il fatto che comunque, con tutte le nostre difficoltà, questa squadra ci ha sempre provato e ci proverà fino alla fine. Io questo lo voglio solamente che sottolineare, perché oggi la squadra ha fatto uno sforzo incredibile, come l'ha fatto contro la Virtus Roma. Abbiamo subito per esempio la fisicità e l'aggressività di Siena, e oggi invece siamo stati molto determinati, pur perdendo un giocatore importante come Ganeto, che aveva fatto la prima partita dopo un mese e mezzo a Siena e quindi totalmente fuori il ritmo. Oggi stava incominciando a prendere un pochettino di fiducia, perché siamo ritornati a mettere determinate situazioni di post basso in Ganeto, su Ganeto, dove incominciava a prendere un pochettino di iniziativa nelle situazioni di uno contro uno in post basso. Ahimè, le cose devono andare in questa maniera, però è sempre un dato di fatto, no? Quindi noi oggi abbiamo vinto, la squadra ha vinto. Stasera è per l'ennesima volta una partita che abbiamo vinto, ma dove io non me la godo. Senti, Ugo, io ho detto non fossi più per giustificare. Però guardando la classifica dei risultati, io adesso non conosco la situazione di scontri diretti fra Agropoli, Scafati e Reggio Calabria. Potrebbe anche essere che Agropoli stasera è. Matematicamente è lo stesso, mi sembra di sì, non vorrei dirti una bugia. Quindi nella sostanza tutto questo è per dire che sabato ci andremo in 5, ci andremo in 4, ci andremo in 8, abbiamo la partita dell'anno, perché se vinciamo siamo, e poi battendo proprio, ma insomma siamo matematicamente ottavi, perché stasera siamo ottavi, no? Sì, sì, ma è una chance. No, non è una chance. È una chance importante, sappiamo che benissimo che ci sono queste due partite, io l'ho detto a fine partita dalla squadra, facendo naturalmente i complimenti a ciascuno di loro. Sappiamo benissimo che a Grigento ci giochiamo tanto, perché se facciamo 2 su 2 siamo matematicamente dentro, e quindi dobbiamo andare naturalmente ad Agrigento con le nostre armi a fare una partita dove dobbiamo credere alla vittoria assolutamente. Dopo vedremo quello che succede. Però io ritorno a dire sempre un concetto: con qualsiasi difficoltà, con qualsiasi problematica, la squadra ci ha sempre provato. Poi abbiamo perso, abbiamo vinto, quello che volete, ok? Da lì mi prendo tutta io la responsabilità, quello non è un problema. Io dico solamente che questi ragazzi, con tutte le loro problematiche, hanno sempre provato a vincere una partita, in casa e fuori casa. Fuori casa a Siena abbiamo fatto una partita dove il primo tempo soprattutto è stato indecente, questo lo so benissimo, però come aveva detto, abbiamo parlato in conferenza stampa venerdì scorso, alla fine abbiamo improvvisato qualche cosa, l'abbiamo improvvisato, abbiamo cercato di ridurre lo svantaggio, non ci siamo riusciti. Altre partite le abbiamo perse in casa, però siamo andati a vincere subito partite a Scafati dove tutti per esempio ci davano per perdenti, però l'abbiamo vinta, quindi vuol dire che comunque questo gruppo è un gruppo che è sempre vivo, con tutte le loro deficienze, tutte le loro problematiche fisiche. Allora, siccome ci sono troppe critiche, io quello che dico io è che davanti alla sconfitta me le prendo io la responsabilità, proprio per togliere totalmente la pressione alla squadra. Quindi fatemi la cortesia, ogni volta che si perde la responsabilità di Ducarello, ogni volta che si vince il merito è sempre della squadra. Okay.
conferenza stampa con coach Bolignano. Coach, prima di passare la parola ai colleghi, le chiedo una sua analisi del match. Ma intanto volevo fare i complimenti a Trapani, che nonostante l'assenza di Meis è riuscita a responsabilizzare gli altri ragazzi del quintetto e attuare un piano partita che effettivamente ci ha messo in difficoltà. Purtroppo noi non siamo riusciti a continuare a lavorare sul piano partita, su cui abbiamo lavorato il primo quarto e mezzo della gara, e sulla metà del secondo quarto ci siamo fatti riacciuffare, non siamo riusciti a essere ordinati, ad eseguire, e abbiamo anche subito dal punto di vista difensivo, cosa che avremmo invece dovuto in quel momento provare a mettere più ordine, a eseguire. Siamo andati un po' fuori di giri, questo ci ha penalizzato rispetto a quello che avevamo preparato. Domande? Sì, come ho detto prima, è stato lì nel momento in cui Trapani ha iniziato a mettere un po' più le mani addosso, a difendere un po' più forte, noi ci siamo smarriti in attacco nell'eseguire, cosa invece che avevamo fatto bene nelle precedenti due partite, e di conseguenza abbiamo un po' anche abbassato la guardia dal punto di vista difensivo. Sicuramente in settimana è una cosa che porrò l'attenzione ai miei ragazzi, dovremmo cercare di rimanere il più possibile dentro, perché oggi la prova è stata lampante, che nel momento in cui non abbiamo proprio eseguito, non abbiamo fatto le nostre cose, abbiamo un po' giocato con la frenesia di voler prendere un vantaggio, abbiamo pagato. Sicuramente Bosquil, come Powell, nelle ultime partite sono stati i nostri punti di riferimento. Sapevamo benissimo di affrontare una squadra come Trapani, che ci avrebbe messo in difficoltà sicuramente su Bosquil, che avevano sicuramente preparato una partita mettendoci un'attenzione particolare, e un'attenzione particolare su Powell. Abbiamo un attimino fatto un passo indietro nel prendere forse meglio dei contatti, soprattutto nell'uno contro uno in post-up, o nel provare comunque ad attaccarli. Anche in molte fasi della partita in cui avevamo il bonus a favore, ci siamo accontentati di prendere un tiro piuttosto che di attaccare al ferro, forse prendendo anche un po' troppi tiri a tre punti. Questa è una cosa in cui avevamo lavorato nelle scorse due partite, avevamo limitato, eravamo riusciti a distribuire bene i tiri, soprattutto distribuire meglio le soluzioni dove realmente volevamo andare a colpire. Quindi un plauso sicuramente a Trapani, e noi sapevamo, in settimana ci avevamo lavorato, evidentemente abbiamo necessità di lavorarci ancora di più, anche se, ripeto, il tempo stringe. Per noi era una partita importante, però nello stesso tempo questa sconfitta è importante per farci capire realmente quali sono quei limiti che dobbiamo provare a superare in ottica play-out, e in settimana dovremo tirar fuori le cose che dobbiamo porre un attimino un po' più di attenzione, perché sabato ci aspetta una partita importantissima in casa contro Scafati, e non possiamo permetterci il lusso di sbatterci la testa su quel che è stato oggi. Ma ribadisco, dobbiamo prendere le cose negative e trasformarle in positive il più possibile per affrontare Scafati con, sicuramente con uno spirito
diverso, con uno spirito di cooperazione, con uno spirito di sacrificio in più, che anche oggi non è mancato, però è normale che in così poco tempo, alle prime difficoltà, sia difficoltà ovviamente, scusate il gioco di parole, a provare a fare un passaggio in più, a fare un qualcosa in più, e questo effettivamente ci è mancato. Noi siamo stati bravissimi nelle altre due partite, sempre nel terzo quarto, a cambiare un po' le cose in positivo. Invece oggi abbiamo finito il secondo quarto diciamo calando, e poi il terzo quarto non siamo riusciti a rientrare con l'appeal giusto per cercare di dare una svolta definitiva alla partita, perché effettivamente sotto di due punti dovevamo provare un attimino a crederci un po' prima, all'inizio del terzo quarto. Ed è pur vero che mi rendo conto che 89 punti in trasferta è tanta roba. 89 punti in trasferta significa che dal punto di vista difensivo abbiamo mollato forse troppo presto. Coach, le faccio una domanda da uomo del sud. Con i risultati di oggi, in pratica, i playoff sono matematici, e lottate per questo 14° posto che ha ovviamente una sua importanza. Siete pronti per i playoff? Ritengo che la squadra sia pronta, sia sulla strada giusta per affrontarli, al di là della prestazione di questa sera. I ragazzi ci mettono tanto sacrificio e impegno in allenamento, provando a mettersi a disposizione e fare le cose che realmente ci siamo posti come obiettivo. È ovvio che la sconfitta di oggi non pregiudica, ma più che altro la vittoria di Ferentino pregiudica la possibilità di poter trovare una salvezza diretta, quindi comunque anche la vittoria di oggi ci avrebbe portato ad affrontare la fase dei play-out, e nello stesso tempo anche la sconfitta di oggi non ci ha precluso la possibilità di comunque finire sempre sopra scafati, perché abbiamo uno scontro diretto in casa e all'andata finì di 26 punti sotto. Quindi è ovvio che una partita così dura e così importante, forse pensare a dover ribaltare la differenza canestri piuttosto che ottenere un risultato importante, che è quello della vittoria dei due punti, eravamo già con la testa lì. Comunque sapevamo di dover affrontare scafati in casa per una vittoria anche negli ultimi minuti, quindi questo non pregiudica niente, anzi, come ho detto prima, deve essere uno stimolo in più per i miei ragazzi. Nell'ultima giornata noi giocheremo a Legnano, sì. Scafati gioca con, ora non ricordo. Grazie coach. Grazie a voi. Grazie coach. È arrivata questa sconfitta, anche se non c'è tempo per fare calcoli, o forse i calcoli sì, Valerio, un punto di penalizzazione, un momento critico e tante incomprensioni, tante problematiche esterne che non devono scalfire il gruppo, questo gruppo di ragazzi che deve ottenere questa salvezza, anche perché parlavamo prima di società, titoli sportivi, campionati senior e under. Il traino Viola Reggio Calabria in Serie A2 è qualcosa di troppo importante per essere perso così. E poi, per chi come noi lo ha vissuto scrivendo, argomentando giorno dopo giorno, da Corato a Foggia, passando per Cavo Orlando, Bernalda, insomma, è stata una faticaccia arrivare fino alla 2. Sì, e bisogna tenerle con le unghie e con i denti, perché è questo che è da traino, da volano per tutto il movimento. Lo diciamo ogni volta, per cui sarebbe pleonastico ribadire un concetto che penso sia scontato per tutti. Sì, paradossalmente sta avvenendo nella Viola tutto quello che è il contrario di quello che dovrebbe avvenire. Di solito si perde la testa, si perde la pazienza o si perde la bussola in campo, e spesso la società deve richiamare all'ordine, all'equilibrio, giocatori o tecnici. Invece devo dire che, grazie a Dio, la prima squadra, nelle miriadi di problematiche che si sono affrontate quest'anno, sta tenendo comunque, andando a rivedere nuovamente
dominante il proprio assetto. A Trapani si è perso perché a mio avviso si è giocato contro una squadra che ha interpretato meglio sia la prima che la seconda parte di gara. Nella prima parte di gara c'era l'onda lunga dell'entusiasmo delle due vittorie consecutive, nella ripresa è chiaro che c'è stato da un lato un arbitraggio più permissivo, che chiaramente alla squadra che difende più aggressivamente ha consentito di più, e Trapani, pur senza uno straniero, è andata avanti. Diverso il discorso invece, mi riallaccio all'incipit del mio discorso, è l'aspetto societario, dove si sta percependo un po' di tensione di troppo, un po' di nervosismo. Mi auguro che dopo aver gestito malissimo la questione legata alle liberatorie sui pagamenti, che poteva costare 3 punti di penalizzazione alla squadra, e in tal senso si rischiava addirittura la retrocessione, cessione diretta, per fortuna si è arrivati al Consiglio federale con una effettivamente dando e rafforzando l'idea che comunque si sia trattato semplicemente di una svista, per cui il punto di penalizzazione tutto sommato non cambia molto in termini di salvezza diretta o comunque di evitare la retrocessione. Potrebbe cambiare qualcosa nella griglia play-out, perché, ma comunque con Scafati si doveva vincere in ogni caso, o almeno uno di penalizzazione o i punti regolarmente acquisiti sul campo, comunque si sarebbe dovuto vincere. Speriamo, sì, speriamo, sì, sì. Bene, diceva giustamente Valerio, tantissime combinazioni, la Viola non è ancora salva matematicamente, sto parlando ovviamente dell'ultimo posto. Ci guardiamo il servizio per capirne qualcosa in più. E ricordiamo l'appuntamento sabato alle ore 20:30 in casa contro Scafati, e poi torniamo in studio. Da tanti anni, tantissimi anni, fa pallacanestro d'alto, altissimo livello. Oggi si ritrova a lottare per non retrocedere in Serie B. Stiamo parlando della Givova Scafati, uno dei maggiori punti interrogativi di questo campionato di Serie A2. Fin dall'estate e dalla possibile cessione del titolo, situazione sfumata in extremis, proprio negli ultimi giorni di basket mercato, Scafati rilancia costruendo un roster per vincere il campionato, se di vittoria con questa formula si può parlare. Formazione fortissima, pronta a cavalcare l'onda della stagione appena trascorsa guidata da Giovanni Perdichizzi. Viene scelto Zanchi come allenatore, prima dell'inizio del campionato il primo esonero arriva, Zare Markoski. La squadra non va a tantissimi cambiamenti e viene chiamato nuovamente in panchina Giovanni Perdichizzi, specialista assoluto di questi campionati e un vincente per questa categoria. Una similitudine con la Viola c'è, il roster ha cambiato tantissimo strada facendo. Troviamo 3 ex, Anthony Andre Dobbins, uomo della svolta nero-arancio nella passata stagione all'interno della salvezza conquistata sotto la guida di Fabrizio Frates e di assistenti Domenico Bolignano e Pasquale Motta, oggi capo allenatore d'assistente della Viola 2017. Marco Ammannato, capitano della Viola Reggio Calabria negli ultimi anni, arrivato in riva allo stretto proprio con coach Domenico Bolignano all'interno dell'anno di DNA, è diventato grande sotto la guida di Ciccio Ponticello. Il terzo ex, ma non meno importante, è Io Lupusor, talento assoluto di casa nostra, cresciuto nel settore giovanile della Viola Reggio Calabria ed arrivato fino alla nazionale Under 20. Ion è stato ceduto a campionato in corso per lasciare spazio in chiave nero-arancio a Patrick Baldassarre. Per lui si tratta soltanto di un prestito, ma proverà a far valere tutto il suo talento davanti ad un pubblico che durante questo campionato non gli ha risparmiato qualche fischio di troppo. La squadra è forte, fortissima. In cabina di regia c'è Yuval Naimi, playmaker israeliano che sa sia passare la palla molto molto bene che finalizzare. In guardia c'è il giocatore della settimana, Daryl Joshua Jackson, braccio armato del quintetto campano. Tantissime le alternative. Nicolas Crow fu decisivo nella gara di andata al Palamangano. Attenzione alla verve del centro, Tommaso Fantoni, dominante nell'ultima uscita contro la Virtus Roma. Nasce tutto all'asse play pivot, se non ho capito male, Anna Scirto per Antonella Palumbo, è un'unione molto molto importante. Ho sentito parlare coach Luppino, parla di Serie B femminile, è un parolone anche perché conosciamo il valore del campionato, campionato dove si paga lo scotto di andare in Sicilia. Ci state pensando?
ci stiamo pensando, diciamo che il passaggio dalla C, che purtroppo voglio dire, la C è già un'altra realtà dove solo 4 squadre hanno partecipato, il salto è veramente notevole. La voglia di far crescere una realtà femminile in città c'è. Giustamente diciamo il nostro percorso è un percorso che vuole essere graduale e in crescita. Se si riesce a fare anche questo, ben venga. Quanto è cambiata la palestra femminile da quegli anni ad oggi? Penso tantissimo. Sì, tantissimo. Diciamo che in passato c'erano sempre delle difficoltà, però negli anni queste difficoltà allora si faceva, ad esempio abbiamo fatto campionati di A2 dove era unico girone e le trasferte si arrivava fino a giocare a Pordenone, Pavia, insomma nei templi del basket. Però c'erano le possibilità di farle allora, adesso col tempo ci sono problemi economici e poi insomma sono cambiate tante cose, soprattutto in città c'erano delle società che operavano, c'era l'Olimpia, c'era la Leonardo, c'era un movimento, c'era più movimento. Erano le due squadre traino, un po' come la Viola e la maschile. Ecco, adesso manca un punto di riferimento, quale può essere per la maschile, naturalmente la Viola, che voglio dire, fa da traino e punto di riferimento. Per la femminile invece purtroppo negli ultimi anni non c'è stata niente. Stai trovando il tempo per seguire la Viola, Antonella? Sì, certo, io ritengo che sia importante, oltre che per il movimento della città cestistico, ma la Viola penso che un po' tutti ce l'abbiamo nel cuore, siamo cresciuti tutti con il mito della Viola che ci ha dato la possibilità di farci vedere a livello nazionale e dire la nostra. In passato, anche adesso, voglio dire, gli sforzi che vengono fatti, quindi la città si dovrebbe stringere attorno, e anche tutte le altre società, stringersi attorno alla Viola e cercare anche di dare un supporto, perché è importante sia per i ragazzi che già vedono una realtà regina, e anche perché il ragazzo che magari può prendere spunto, innamorarsi. Certo, sì. Innamorarsi. Sì. Certo, beh, adesso sarà difficile la salvezza, però io penso che la Viola riuscirà a farcela, perché comunque anche con l'innesto del nuovo americano Paolo. Del nuovo americano, sì, assolutamente. Powell, quindi voglio dire, sì, può sì, darsi. Cioè, Marshan Powell può essere la carta in più, anche se arriva un avversario tostissimo. Scafati è terz'ultima, in pochissimi, penso nessuno avrebbero mai pronosticato questa classifica per il quintetto di coach per Dichizzi, anche se dobbiamo dire questo quintetto a inizio campionato era di un allenatore, dopo qualche settimana di un altro allenatore, a metà stagione è arrivato coach per Dichizzi, specialista in questi tornei. Squadra da sogno, squadra da urlo, che probabilmente non ha mai espresso una pallacanestro stabile. Tanti cambiamenti anche nelle ultime settimane, Naimi che va e viene all'Israele, adesso ci sarà anche Tony Dobbins recuperato dopo un piccolo stop alla caviglia. Trex, la Viola, Dobbins in compagnia di Marco Ammannato, di un prodotto del settore giovanile della Viola come John Lupusor. Di carne al fuoco ce n'è tantissima. Valerio probabilmente non è l'avversario ideale per il momento, però è come incontrare la prima in classifica. Sì, per certi versi ricalca le orme della Viola dello scorso anno, costruita per far man bassa del girone ovest, invece poi alla fine si è dovuto lottare fino alla fine per conquistare la salvezza. Diciamo che ora adesso è una squadra che sinceramente farebbe paura anche in alto andarla a incrociare,
un eventuale quarto di finale da playoff. Però in gare come quelle di sabato, chi ha giocato lo sa, conta davvero poco quello che il tuo valore, sì, la tua qualità. In campo, soprattutto quando giochi fuori casa, la cosa importante è capire chi delle due ha più motivazioni per portare a casa i due punti, perché in partite come quelle di sabato magari ne verrà meno lo spettacolo, ma conterà più di tutto chi riuscirà a recuperare il pallone, il rimbalzo, piuttosto che a strappare un canestro anche forzato, stilisticamente non bello, ma molto redditizio e utile per la somma dei vari punti che poi possa portare alla vittoria. Io penso che la Viola abbia questo tipo di caratteristica adesso, abbia questo tipo di equilibrio. È una sfida secca in cui si è aperti a qualsiasi pronostico, è difficile dire chi possa vincere e chi possa perdere. Però è un bel test, soprattutto in una chiave play-out, nel senso che aiuta a testare quanto ciascuna delle due squadre sia pronta per delle finali dove ti giochi veramente la vita. Assolutamente, assolutamente. Ci andiamo a vedere il roster di Scafati ai Raggi X, poi torniamo in studio. Un punto di penalizzazione per il sodalizio Nero Arancio a causa del ritardo nella presentazione delle liberatorie relative agli stipendi della stagione in corso. Sono queste le decisioni del Consiglio federale su proposta della Comtech che hanno deliberato su un solo punto di penalizzazione per il Nero Arancio nel campionato in corso. Cosa può succedere in classifica? Agropoli, ultima della classe, non è ancora matematicamente retrocessa e proverà nelle ultime due giornate a sovvertire i pronostici della vigilia. Cosa è successo e cosa può succedere? La Viola non ha ancora evitato matematicamente la retrocessione diretta in Serie B. Agropoli invece, come dicevamo, non è ancora matematicamente in Serie B. La BCC di coach Finelli, per qualificarsi al play-out, dovrà vincere le prossime due gare, prima in casa contro l'Eurobasket di Roma e subito dopo in trasferta in quel di Trapani. La Viola, dal canto suo, potrà sigillare la qualificazione alla post-season vincendo una sola gara su due, o sabato sera in casa contro Scafati, oppure nell'ultima giornata in casa di Legnano. Nel frattempo i reggini proveranno a duellare con Scafati per la corsa al terzultimo posto. In caso di sconfitta della Viola con Scafati, il terzultimo posto diventerà irraggiungibile. In caso di doppio successo della Viola, invece, i Nero Arancio saranno matematicamente terzultimi. La formula del play-out è semplice, gare ad incrocio al meglio delle 5 partite in combinazione con le formazioni del girone dell'Est. Formazioni che perderanno le sfide di semifinale disputeranno la finalissima per non retrocedere, sempre al meglio delle 5 gare. Sì, oggi Zoom sul basket femminile, io sono molto curioso di sapere il quintetto ideale del basket in rosa all times, di tutti i tempi, della nostra ospite Antonella Palumbo. È difficile come domanda, un playmaker, una guardia, una piccola, una forte, un pivot, anche l'allenatore magari. Sì, anche l'allenatore. Allora, allenatore, è scontato Enzo Porchi, Cettina Luppino, Cettina guardia, guardia, Anna Scirtò, play, brava, la Benarek, Sabina Benarek, brava, Ampollino, Costantino, Loredana, certo. Loredana Costantino, Esther Pacchiano. Chi ti impressiona di più invece le ragazze di oggi e la Pantera? Chi vedi più sul pezzo in questa cavalcata? E ricordiamo, ci sarà una sfida di finale contro la Conobo Vallino di coach Lizzi, che salutiamo, ci segue sempre con tanta passione. Guarda, devo dire che questa Pantera è un gruppo formato dalle under, supportate, cioè trainate dalle più esperte, quali la Rissa, la Stefanova, Amodeo, Fabiana, diciamo che queste fanno da traino alle ragazzine, quindi per
come avevamo detto all'inizio, l'obiettivo è quello di far crescere le ragazze che comunque le Andri, le 99, le 2000, abbiamo messo anche qualche 2001 anche nella C, disputato qualche partita, quindi l'obiettivo è il gruppo. Adesso certo le ragazze, la Stefanova è abbastanza brava, e poi c'è stata Silvia Salemi, Anna Ungaro, tante che comunque hanno dato il loro piccolo contributo, grande per quanto mi riguarda, per far crescere per una piccola realtà. Sì, sì, ecco. Sì, tanto seguito per questa squadra. È diventata anziana anche Fabiana in tutto questo, salutiamo, insomma, è diventata una veterana. Ormai è veterana, è matura. Sì. Dopo l'espulsione della passata stagione avrà preso confidenza nel tavolo di gioco. Sì, un provvedimento disciplinare che ha fatto, diciamo, scalpore in tutto il movimento. Valerio, ma invece il tuo quintetto all times della Viola qual è? C'è più Rosario, la guardia, forse? No, ce ne sono troppi, è difficile, veramente. Io ogni volta che mi è stata posta questa domanda, io rispondevo, poi pensandoci a mente fredda, dice, caspia, mi sono dimenticato questo, no, forse avrei messo quest'altro. Beh, sicuramente direi che parlerei di 5 giocatori, più che di quintetto, di 5 giocatori più forti, ma sono, è troppo facile dire, Ginobili, Volkov, Hughes, ma anche se me la giocherei tra Hughes e Mike Brown. E Garrett no. Poi c'è Garrett, ce ne sono troppi. Sicuramente un play che mi faceva impazzire, a parte Sandro Santoro, che per vincolo amicale mi costa dirlo, altrimenti mi toglie il saluto, Kevin Pritchard per me è il play perfetto, che veramente io, che bene o male giochicchiavo in quel ruolo, oggettivamente era un manuale da fare vedere ai ragazzini, perché era il non plus ultra della qualità tecnica. E infatti poi ho incontrato Kevin Pritchard a gennaio in occasione di NBA Global Games, un'esperienza fantastica. Lui lavora per Indiana Pacers, sì, il suo presidente è Larry Bird, insomma parliamo della storia della pallacanestro. Anche se in questo quintetto io Campanaro ce lo metto sempre, vabbè, è normale. È ovvio, no? Invece qual è il giocatore che ti ha fatto innamorare, Antonella, della Viola di sempre? Ginobili, le giocate di Ginobili alla Palla Calafiore ce le ho ancora davanti agli occhi. Uno spettacolo. E sta ancora continuando a dispensare saggezza, e di qualche ora fa il passaggio sotto le gambe contro Portland Trail Blazer, continua la marcia nonostante l'età, e Greg Popovich ha detto, io provo a centellinarlo come se fosse un succo pregiato, ogni goccia di Ginobili vale tantissimo in questo campionato e San Antonio Spurs. Ci andiamo a vedere il servizio su questa Catanzaro che sta combattendo per un posto nel playoff in Serie B, e poi torniamo in studio. I giallorossi della Planet Basket Catanzaro escono sconfitti dalla gara di anticipo del sabato. Vince la Virtus Cassino dell'ex Duilio Birindelli. La corsa al playoff però è ancora apertissima. La Mastria Vending è attualmente all'ottavo posto in compagnia del Basket Scauri. Bisognerà lottare fino all'ultimo secondo di questa regular season, provando a migliorare il risultato della passata stagione. Domenica in casa, all'interno di una sfida agevole sulla carta, ma ricca di insidie, contro il fanalino di coda del torneo, la San Michele Maddaloni. Subito dopo, tra 2 settimane, sfida che potrebbe diventare decisiva contro Barcellona in Sicilia. Carpanzano e soci hanno grandissima voglia di provarci, anche perché la formula del playoff è davvero molto intrigante. Le formazioni del girone C, dove svetta sulla testa della classifica la Cuore Basket Napoli di coach Ponticello, andranno a giocare all'incrocio con le compagini del girone D, il raggruppamento adriatico, dove in testa c'è la Forte Montegranaro. Nuovo comitato regionale, nuove intenzioni, un cambio che non avveniva tanti e tanti anni dopo il lungo corso legato al geometra Sandro Labozzetta. La Pantera, come ha vissuto tutto questo cambiamento federale?
Io ritengo che il passaggio ben ha fatto negli anni passati il presidente La Bozzetta. Però la nuova gestione, diciamo, Paolo Suraci, che io ritengo che sia una persona abbastanza qualificata, è una persona soprattutto che ama la pallacanestro, ama la pallacanestro della propria città e riesce a mettersi al di sopra di tutte le cose, cercando di dare risposte, di dare l'aiuto alle società, e quindi ritengo che il passaggio sia stato... Cosa si può migliorare? Soprattutto si deve cominciare dagli impianti. Purtroppo senza gli impianti... E vuole sapere qualcosa, insomma. Noi ne sappiamo qualcosa. Purtroppo c'era il palazzetto di Archi, la palestra... Lo scatolone che tutti sappiamo quello che è successo, che erano essenziali per un movimento, e speriamo che già vengano ridate al movimento, perché senza le palestre, senza gli impianti, le palestre scolastiche sono un po' mal ridotte, quindi bisogna già cominciare dagli impianti e per poi dare la possibilità così di far crescere il movimento, di cercare senza gli impianti. Io sto seguendo l'attività federale, ho assistito alle finali provinciali del torneo 3 contro 3 scolastico, ci sarà una bella fase finale a Lamezia, tantissimi ragazzi che già giocano nelle squadre di club, ho la speranza che ne possano arrivare altri, e capito l'impiantistica, so che un consigliere che conosciamo molto bene, Francesco Franco Basile Rognetta, è attivissimo, è ovvio che la speranza in linea di massima è che per la prossima stagione o Scatolone o Archi, una delle due, possa riaprire. La speranza e l'auspicio è chiaramente in questo, giusto per non confondere le acque, la federazione non è, cioè sta facendo un enorme lavoro di... sollecitazione, di indirizzo, essere presente sempre negli uffici comunali per sollecitare, e da questo punto di vista anche rispetto al passato, al recente passato, stiamo trovando terreno fertile, nel senso che tutti i dirigenti del comune si stanno prodigando, anche lo stesso sindaco. Non dimentichiamo che la FIP si è accollata un onere che ha tra virgolette svoltato la stagione cestistica, altrimenti sarebbe stata ancora più gravosa di quella attuale, perché in un momento di vacazio si è assunto l'onere di prendere in gestione un impianto come il Pala Pentimele, che non è un impianto semplice da gestire. L'abbiamo fatto assumendoci prima il presidente e il resto tutti noi delle responsabilità che teoricamente potevamo non prenderle, che sono enormi, ve lo posso garantire, sono enormi, ma l'abbiamo fatto nell'interesse del movimento, e in un certo qual modo tante partite si sono potute giocare al Pentimele, e se mi passate anche la provocazione, a un costo che sicuramente non era quello dovuto, ma l'abbiamo fatto proprio per non gravare ulteriormente sulle società che già hanno affrontato notevoli difficoltà per le carenze impiantistiche, e le affrontano quotidianamente perché vivono in un territorio che dal punto di vista strutturale non riserva sicuramente quello che riserva in altre regioni o in altre realtà. Quindi non voglio dire più di questo che cosa dovremmo fare, si può sempre fare di più, però la buona volontà, l'impegno, ripeto, è da neanche un semestre che abbiamo ereditato un sistema di gestione della pallacanestro che era pur valido, abbiamo voluto dare un nuovo impulso, ci siamo divisi in settori, ognuno nel proprio settore sta assumendosi delle responsabilità, ritengo che già in pochi mesi qualche risultato si ha. Ancora in altri non si riesce ad avere, perché ci sono dei percorsi lunghi, e dalla fase di semina alla fase di raccolta bisogna aspettare, perché avere fretta in certi casi creerebbe soltanto ulteriori problematiche a quelle già esistenti.
Pensi che tutte queste polemiche, lettere, dichiarazioni a mezzo stampa o via Facebook, che adesso va tanto di moda, possano ostacolarvi in qualche maniera? Guarda, io sinceramente credo, peraltro i dirigenti di pallacanestro che evidenziano delle storture al loro modo di vedere o comunque delle cose migliorabili, sono persone che hanno dimostrato sul campo. Per esempio, mi riferisco, mi piace sempre parlare con nome e cognome, sono una persona non si è mai nascosta dietro il dito e mi assumo sempre le responsabilità sia di quello che dico che di quello che faccio. Per esempio, l'ultima lettera di Romana Pirillo, la stima nei confronti di quello che ha fatto sia lei che Pino Vozza per il movimento cestistico non solo reggino ma calabrese, addirittura anche nazionale, è talmente ampia che non mi metto assolutamente, mi guarderei bene dal polemizzare, ma anzi la trovo come una lettera nella quale voglio intravedere uno spirito assolutamente costruttivo e che personalmente di cui personalmente ne ho già parlato col presidente Surace, che condivide sicuramente il merito di quello che viene detto. Probabilmente nella forma un po' tutti dovremmo cercare di essere un po' più coesi, di essere un po' più uniti, di evitare di magari creare momenti di difficoltà. Magari sarebbe più utile incontrarsi, vedersi e fare insieme, trovare insieme delle soluzioni, come abbiamo voluto fare sulla questione arbitrale, come abbiamo riunito le società a Pentimele, tutte le società della Calabria, abbiamo riunito tutti gli arbitri. Vogliamo cercare l'impiantistica, vogliamo cercare coesione, perché il mondo della pallacanestro in genere, ma soprattutto quello calabrese, ha perso sempre dei pezzi proprio per questo non vivere la pallacanestro come piccole parti ma componenti di un unico microcosmo, invece l'ha sempre vissuto come un microcosmo a sé. La nuova Jolly, la FIP ha bisogno della nuova Jolly perché ha delle esperienze, delle qualità che servono come tante altre società devono fare nei confronti della federazione. Ripeto, prendiamo in tal senso lo spunto positivo di critica costruttiva e ne faremo tesoro in futuro. È ovvio che le polemiche danno sempre fastidio, però magari possono stimolare, probabilmente ci aprono gli occhi su determinate cose che abbiamo sottovalutato o sottostimato. Ecco, non vorrei gettare benzina sulle polemiche, vorrei gettare acqua e tra virgolette porgere la mano per dire cogliamo la critica, vediamoci e troviamo insieme delle soluzioni, ma non con un fare in politichese, cioè sì, la troviamo la soluzione, accontentiamo un po' l'uno un po' l'altro. Troviamo delle soluzioni che accontentino il movimento al di là dei beneficiari singoli. Dopodiché, se ci sono delle critiche che ci vengono mosse, è sacrosanto, perché nel momento in cui uno si prende un onere sa che è soggetto a complimenti, qualora si abbia il coraggio di farli quando sono meritati, e a critiche laddove siano meritati. È normale, applausi o fischi, è chiaro che bisogna anche dialogare attraverso le critiche, attraverso i metodi giusti, come accade dalla serie A di calcio fino alla serie Y di baseball, per capirci. Io ringrazio Antonella Palumbo per essere stata con noi e in bocca al lupo per questa finalissima. E c'è tanto a lavorare, il basket giovanile ovviamente non si ferma qui per la Pantera. Beh, certo, voglio dire, quest'anno abbiamo disputato l'Under 18 e continueremo, certo, anche col mini basket. Tutto. Grazie mille, grazie e in bocca a voi. Con Valerio Ghinea, ovviamente, ci vediamo sabato. Siamo sempre lì a tribolare, sperando di magari soffrire e poi gioire alla fine, perché ce n'è bisogno. C'è bisogno di una bella vittoria. Beh, una bella vittoria darebbe tanto a tutto l'ambiente per tante situazioni, non solo tecniche, non solo sportive, ma anche extra. Sarebbe anche un momento, sai, quando si vince ritorna il sorriso e determinati angoli si smussano, quindi c'è il bisogno di smussare tanti angoli ancora. Il potere del successo, speriamo di rivederci tutti sorridenti
Nel post-gara noi invece ci ritroviamo giovedì prossimo alle ore 21, sempre sul canale 655 del Vigile Terrestre, e poi vi ricordo l'appuntamento giornaliero con tutti i figli di Campanaro alle ore 14:20, nuovo orario dal lunedì al venerdì. Una buona serata!